Per la Svizzera, la Liguria è zona rossa, precisamente nell'elenco degli stati e regioni a rischio elevato di contagio da coronavirus, insieme a Gran Bretagna, Portogallo e Belgio. La nuova lista entrerà in vigore lunedì 28 settembre. Chi entra in Svizzera da uno dei paesi e regioni nell'elenco dovrà passare 10 giorni in quarantena. La lista include anche Danimarca, Irlanda, Islanda, Slovenia, Ungheria e Marocco, i territori della Bretagna e i Land Alta e Bassa Austria. Per questo Regione Liguria ha scritto, allegando l'opportuna documentazione di Alisa, al Console Generale di Svizzera in Italia per conoscenza al Ministro Luigi Di Maio, affinché le autorità elvetiche tornino su una decisione che risulta falsata, dicono da Piazza De Ferrari, da dati disomogenei sul territorio regionale oppure in subordine limitino le proprie prescrizioni alle sole aree regionali maggiormente colpite dal contagio, vale a dire lo Spezzino. La Liguria è l'unica regione italiana indicata dalla Svizzera per l'obbligo di quarantena delle persone che raggiungono il paese elvetico. Nella stessa lista, che impone 10 giorni di quarantena, compaiono la regione della Bretagna in Francia e poi le nazioni di Belgio, Danimarca, Gran Bretagna e Portogallo. Regione Liguria fa sapere di aver scritto al Console Generale della Svizzera in Italia per conoscenza al Ministro Luigi Di Maio affinché le autorità elvetiche tornino su una decisione che afferma risulta falsata da dati disomogenei sul territorio regionale oppure, in subordine, limitino le proprie prescrizioni alle sole aree regionali maggiormente colpite dal contagio. Qui c'è un chiaro riferimento al focolaio della città di La Spezia. Allagamenti ieri sera nel sottopasso di Cariferré, nella parte finale di Via Nazionale a Sestri di Levante, che è stato chiuso per un breve lasso di tempo in via precauzionale. La mareggiata di oggi invece ha costretto ANAS attorno alle 16.30 alla chiusura dell'Aurelia all'altezza delle Gallerie di Sant'Anna tra Sestri di Levante e Lavagna, fino a che le condizioni del mare non consentano un transito in sicurezza. E proprio a fronte delle previsioni di mare agitato, il comune di Rapallo ha chiuso sino a domani mattina la parte pedonale del lungomare, quella su fondo rosso e via Venaggi, chiusa anche la passeggiata di Lavagna. Numerosi poi gli alberi caduti, Alevi, Carasco, Cogone e Chiavari, dove una palma è rimasta spezzata in viale Arata. Uno dei grandi progetti per la Rapallo del futuro è il dragaggio del golfo che va dall'antico castello ai Bagni Lido e abbraccia il lungomare, su cui è pensata una nuova grande spiaggia. Oggi in comune riunione tecnica tra la giunta e i dirigenti per discutere, progetto alla mano, delle tipologie di intervento e del cronoprogramma da seguire. Si tratta di un'opera da 10 milioni di euro, finanziata con fondi di protezione civile, resa ancora più urgente dopo la mareggiata del 2018, che, al di là dei relitti degli yacht, ha portato detriti abbassando notevolmente il fondale e compromettendo, almeno per qualche mese, anche l'attività dei traghetti di linea. Il progetto prevede anche la realizzazione di una grossa spiaggia sul lungomare, dove attualmente ci sono gli scogli, un'area che al momento riscontra criticità nella qualità delle acque, ma che dopo l'intervento e unitamente alla realizzazione del depuratore in fase avanzata di costruzione potrà diventare balneabile. L'iniziativa della Giunta Comunale di Rapallo è accolta positivamente dal Movimento 5 Stelle, che siede in Consiglio Comunale tra i banchi della minoranza. Una delle iniziative da noi presentate in campagna elettorale è stata fatta propria dall'amministrazione, sostengono i pentastellati. Ovviamente seguiremo con attenzione l'operazione per evitare che rimanga un annuncio. Il comune di Chiavari ha emesso le ordinanze che disciplinano lo svolgimento per dopodomani, domenica 27 settembre, della fiera, recupero dell'evento che non si è svolto lo scorso 2 luglio. È vietato dunque esercitare l'attività di vendita sul suolo pubblico, al di fuori degli spazi autorizzati e assegnati. I banchi saranno disposti su un'unica fila per evitare assembramenti e, in ragione dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, l'ordinanza impone di astenersi dal partecipare, se si abbia febbre oltre 37,5, e di indossare la mascherina a coprire naso, bocca e mento.
a carico degli operatori è prescritta pulizia e igienizzazione delle attrezzature, ma anche una igienizzazione frequente delle mani, con obbligo di avere gel a disposizione anche per la clientela. Una manifestazione pubblica contro il progetto della diga per figli, iniziativa e del comitato Giù le mani dal Fiumentello a seguito della bocciatura del ricorso contro l'opera arrivata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e dell'avvio delle procedure di esproprio. Claudio Lapetina, presidente dell'associazione 100% Lavagna, ha annunciato la sua adesione. La diga per figli prevede la costruzione di un argine in cemento dal lato Lavagna di circa 1,5 km di lunghezza, alto circa 4 metri, dice. Il progetto è in viso alla popolazione tutta per il forte impatto ambientale. Gli attuali sindaci delle due cittadine principali interessate, Chiavari e Lavagna, si sono espressi nettamente contro la costruzione della diga durante le rispettive campagne elettorali. Qualcuno ricorda anche che il neoeletto governatore della regione si era espresso contro la costruzione già nella sua prima campagna elettorale. La scorsa notte, in evidente stato di ebbrezza, ha fatto cadere a terra alcuni ciclomotori regolarmente parcheggiati. È successo a Sesto Levante, ma il giovane protagonista del gesto non è sfuggito ai carabinieri della Compagnia della Città dei Due Mari, che sono intervenuti per fermarlo. Il ragazzo, all'arrivo dei militari, era in evidente stato di agitazione. È stato dunque denunciato per danneggiamento e ubriachezza. Dalla costa all'entroterra. Subentra come inquilina in un appartamento, ma non esegue la voltura del contatore dell'energia elettrica, arrivando a usufruire senza pagargli circa 2500 kW. Si tratta di una 29enne di San Colombano Certenoli, che è stata denunciata così dai carabinieri di Carasco per il reato di appropriazione indebita. A due giorni dall'inizio del campionato di Serie D, clamorosamente Saremese-Lavagnese è stata rinviata. In seguito ai test sierologici effettuati ieri mattina dai calciatori e dallo staff tecnico della Saremese, come da protocollo richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono emersi alcuni valori che necessitano di un ulteriore approfondimento, fa sapere la società matuziana. Pertanto, in base al protocollo della Lega Nazionale Dilettanti, la gara tra Sanremese e Lavagnese, in programma domenica 27 settembre alle ore 15 allo Stadio Comunale di Sanremo, verrà rinviata in via precauzionale a mercoledì 14 ottobre. Alessandro Giano, allenatore della Riese, parlavamo l'anno scorso una stagione condotta molto bene, purtroppo interrotta. Quali le novità della stagione 2020-2021 per i biancazzurri? Le novità, innanzitutto, la novità grande di quest'anno è una novità un po' per tutti, dove in cui ci troviamo a fronteggiare un modo di approcciare gli allenamenti e poi in futuro le partite mai provato prima, con tutti i vari accorgimenti per il Covid. È tutto un po' più difficile, tutto un po' diverso. Stiamo provando a ripartire, tutto il movimento dilettantistico sta provando a ripartire, anche se con un po' di fatica. Diciamo, quindi questo sicuramente distingue in assoluto questo inizio stagione da tutte le altre a cui eravamo abituati. E per quello che riguarda noi come Riese, abbiamo anche la novità dell'inserimento in un nuovo girone di prima categoria rispetto allo scorso anno, anche se al momento attuale non è ancora stato ufficializzato, ma sappiamo già per certo che parteciperemo al girone D, quello di Spezia, con diciamo non grandissimo piacere da parte nostra, ma non per un motivo calcistico. Io lo dico sempre che non mi risulta che a Spezia giochino in 12 o che ci siano chissà quali difficoltà, ma sicuramente a livello societario, a livello logistico, a livello di spese, questo complica sicuramente un po' le cose. Ecco. Diciamo che queste sono un po' le due novità più grandi, poi unite al fatto che come tutte le stagioni abbiamo qualche giocatore nuovo, ma questo fa parte, diciamo,
Obiettivi di questa stagione? Gli obiettivi rimangono quelli dello scorso anno, vale a dire il riuscire a rimanere nella categoria che io credo, penso in maniera assoluta che competa questa società, che dimostra di avere l'organizzazione e quant'altro per potervi rimanere in pianta stabile e magari un domani chissà ambire magari a qualcosa anche di più, però al momento sicuramente la priorità e quindi l'obiettivo è quello che rimane quello. Maurizio Vargiu, centrocampista dell'Ariese, che la scorsa stagione, interrotta per le note vicende, ha disputato un campionato davvero notevole. Sì, confermo, siamo rimasti contenti della scorsa stagione a metà, per il semplice fatto che l'ultima partita praticamente ha coinciso con, si può dire, la nostra salvezza, perché raggiungevamo i famosi 40 punti e quindi avremmo potuto levarci delle soddisfazioni, mentre come ben noto a tutti ci siamo dovuti fermare a causa del triste arrivo del coronavirus. Questa stagione 2020-2021 per te personalmente si apre nel segno di un lieto evento, raccontaci. Sì, confermo, l'11 di agosto è arrivata la mia seconda bimba, Sara, e niente, è un bel evento, sempre emozionante, e niente, parto questa stagione qua nel segno della mia seconda bimba e sperando di fare sempre bene. Buon calcio a tutti allora. Buon calcio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questa bellissima giornata, in questa bellissima occasione, non dimentichiamoci della misericordia del Signore che abbraccia ognuno di noi. E io sono venuto qui per essere attratto da Gesù, che mi prenda. E qui lo sapevo già, ma ancora una volta la croce è vuota. E la croce vuota è un turbamento, è un'inquietudine. Perché se c'è Gesù, io mi aggrappo a Gesù. Ma se la croce è vuota, l'avete presente la croce di Barbagelata? Quella sopra l'altare, terribile, tutta chiodi, tutta storture. Previsioni per domani, sabato 26 settembre. Cielo soleggiato ma disturbato dal transito di modeste velature. Venti da nord-ovest con forti raffiche, moderati in diminuzione nel pomeriggio. Mare al mattino agitato con residue mareggiate di libeccio, in calo a molto mosso. Umidità su valori medio-bassi.
le temperature previste. Sulla costa tra 11 e 20 gradi, nell'entroterra tra 9 e 17 gradi.